8 al via, con l'1 a Wonderby, Roberto Andreghetti, il 2 Anita Iora SM, Roberto Vecchione con il 3 Atena Bread, Ferdinando Minopoli con il 4 Alchimia di Casei, Gennaro Amitrano con il 5 Anna Griff, Lucio Becchetti con il 6 Annabelle, Alessandro Gocciadoro con il 7 Anna degli Ulivi, Francesco Tufano. Seconda fila per il numero 8 Aurora Riff, Davide Di Stefano. Si mantiene nelle retrovie Anna degli Ulivi che rinuncia al lancio. Si ritrae anche Anita Ior SM, la macchina che va per staccare. C'è lotta per il comando con Anna Griff che riesce a scendere alla corda nei confronti del numero 6 Annabelle, mentre la seconda posizione ora è per il numero 3 di Atena Bread che ha sfruttato il vantaggio della posizione interna. Si ritrae alla corda Annabelle e così il primo quarto di gara se ne va con Anna Griff al comando nell'ordine del 28 e 3. Ora in terza posizione si è inserita Alchimia di Casei e il gruppo è in fila indiana quando vengono completati i primi 600 metri di corsa. E Anna Griffe li percorre nell'ordine del 43,7. Sulla piegata di destra, posizioni che non mutano, tranne per il fatto che ora prova a muovere all'esterno a Wonderby per cercare di risalire quando metà gara va via sul piede del 59,3 a Wonderby che adesso recupera posizioni per linee esterne, va a gravitare al sediolo di Atena Bread, mentre davanti ora è costretta ad accelerare la battistrada 1,14,4 il passaggio al chilometro. A Wonderby che ha preso sotto tiro Anna Griff e va all'attacco, mentre più indietro c'è la pareggia formata da Atena Bread e Alchimia di Casei, con Wonderby che ha liquidato l'avversaria ora e scende alla corda per affrontare la dirittura d'arrivo con almeno tre lunghezze di margine, confronti di una terziglia. A Wonderby che è al comando ai 200 finali nei confronti di Atena Bread che alla corda deve difendersi dal numero 4 di Alchimia di Casei. Ma intanto a Wonderby ha fatto il vuoto alle sue spalle, a Wonderby che viene a concludere nel più facile dei modi e lascia in lotta per il secondo posto all'interno Atena Bread che dovrebbe aver avuto la meglio su Alchimia di Casei. 1,58 e mezzo per Wonderby e Roberto Andreghetti subito al doppio insieme ad Eric Bondo, questa volta per i colori della scuderia Galla Placidia. La media al chilometro che dovrebbe attestarsi nell'ordine dell'1,14 scarso per questa bella figlia di Man of Many Mission, Easy DB, che ha vinto veramente con ampio margine di vantaggio nei confronti delle inseguitrici. L'uno al primo posto, quindi davanti al numero 3 Atena Bread e al numero 4 Alchimia di Casei.